lavoro, bellezza, ricchezza, sicurezza, normalità. Quindi Paolo racchiude l'idea proposta dalla Lega di un centrodestra che cresce, che allarga, che coinvolge l'impresa, l'università, il volontariato, la cultura, perché Torino torni a essere quello che era. E quindi stiamo lavorando ai progetti, ai quartieri, al rilancio, alla viabilità. È bello, per la prima volta nella storia la partita è aperta, perché qua la sinistra ha sempre vinto senza neanche giocarsi la partita, stavolta partiamo davanti. Noi il tempo è denaro, quindi vogliamo far risparmiare 15 giorni di tempo ai torinesi e provare a vincere e a convincere con le idee. Ecco, quello che mi spiace è che non faremo noi, che dall'altra parte vedo critiche, attacchi, ideologia. Con Paolo noi oggi siamo andati a visitare il cantiere della TAV, che è l'idea che abbiamo noi come Lega, come centrodestra: sviluppo, velocità, ambiente, lavoro, e quindi parleremo di Torino, dei quartieri di Torino, della gente di Torino e delle soluzioni ai problemi. Lui è uomo d'impresa e quindi vediamo di riavviare il motore. Questa è una città industriale, commerciale, artigianale, quindi lasciamo agli altri le polemiche e noi andiamo ai contenuti. Bene, anche se avere un cantiere presidiato da centinaia di donne e uomini delle forze dell'ordine non è normale, non è proprio di un paese civile, però la galleria va avanti, significa lavoro, significa ricchezza, significa velocità e significa progresso. Quindi tornerò e tornerò e tornerò contento che la Lega al governo abbia combattuto e vinto questa battaglia. Torino si è fermata per i troppi no, ritardi, litigi, qua c'è da dire dei sì. Io penso che sia la persona giusta al posto giusto, non ha bandiere di partito, non ha tessere, però ha a cuore la sua città e ha tanti bei progetti in testa. Noi ovviamente come Lega siamo ben contenti di essere la forza trainante di questa coalizione. Ci saranno tante donne e uomini che stanno amministrando per la Lega, ebbene, e poi ci sarà anche spazio per chi non ha tessera della Lega in tasca, quindi imprenditori, commercianti, artigiani, insegnanti, cultura, volontariato. Quindi l'idea di una Lega che cresce, che include, che si allarga, ha in Torino il suo modello. Io sono contento poi di come stiamo amministrando la regione e penso che i cittadini stiano notando il cambiamento. C'è fame di lavoro, noi siamo entrati al governo per risolvere il problema dell'emergenza sanitaria e il fatto che oggi sia il primo giorno senza mascherine dice tutto. E adesso c'è l'emergenza economica. Quindi tagliare burocrazia, codice degli appalti, carico fiscale, creare un paese, una città a misura d'impresa. Paolo penso che da questo punto di vista sia la persona giusta al posto giusto, perché le imprese le ha create, le conosce, quindi portare un po' di mentalità imprenditoriale anche in Comune a Torino male non fa.